Oggi un nuovo appuntamento per parlare di Robur, una Robur che nella gara del Berni di Badesse contro la Siena Lunghese ha ottenuto la sua terza vittoria stagionale, un successo importantissimo per la Robur, ma archiviato questo successo è già tempo di pensare alla prossima sfida. Nella prossima sfida di campionato del girone B di Eccellenza Toscana, il Siena si troverà di fronte il Terra Nuova Traiana, in una sfida che si preannuncia ricca di insidie. A parlarci della squadra che affronterà la Robur ci sarà il direttore generale del Terra Nuova Traiana, Simone Finocchi. Buonasera, direttore. Buonasera a tutti, ciao Alessandro. Allora, direttore, io partirei proprio parlando dell'ultima giornata di campionato, in cui comunque avete battuto il Foiano, una vittoria importantissima. Che vittoria è stata? Comunque era una sorta di scontro diretto, visto il grande inizio del Foiano. Assolutamente, assolutamente. Il Foiano nelle ultime stagioni è una squadra importante in eccellenza. Negli ultimi 10 anni per noi è uno scontro importante. Raro essere riusciti ad andare a vincere un campo così difficile, ostico. Una squadra quest'anno più forte degli anni passati, secondo me, ma secondo un po' tutti gli addetti ai lavori dell'eccellenza, una squadra che sicuramente farà alta classifica. Quindi per noi una vittoria da mettere al pari della vittoria a Baldaccio Bruni a Anghiari la prima giornata, due vittorie esterne importanti. Quindi siamo veramente contenti. Può essere una partita che ci ha fatto un po' rilanciare, perché comunque la nostra volontà è di provare a stare nella zona alta della classifica, e chiaramente non ci faceva piacere, insomma, riuscire a dare un po' di continuità dopo la vittoria in casa con la Valdaglia. E così adesso, tra l'altro, direi che siete in un buon periodo di forma e soprattutto stanno uscendo le individualità che sono all'interno della vostra squadra, che comunque sembra allestita molto bene. Sì, noi come squadra strutturalmente siamo da diversi anni più o meno gli stessi, la colonna portante sono già 4-5 anni che è confermata, abbiamo sempre fatto l'eccellenza negli ultimi 5 anni con un'unica parentesi in D, quindi Vali, Massai, Scioce, Vega, Sacconi sono giocatori che ormai sono con noi da 4-5 anni, e pian piano stiamo vedendo un'integrazione da parte dei nuovi che sono arrivati quest'anno, importante perché dal piano umano erano già integrati dal primo giorno, perché sono tutti ragazzi di ottima levatura, di ragazzi eccezionali dal punto di vista umano. Tecnicamente stiamo vedendo che stiamo pian piano diventando una squadra. Ripeto, noi abbiamo la volontà di stare nelle zone alte della classifica, ma partiamo dal presupposto che quella dell'anno scorso in D per noi è stata una parentesi, perché comunque per quanto riguarda la nostra situazione societaria, per noi l'eccellenza è il campionato, diciamo, più importante di riferimento. Considerate, ci alleniamo la sera alle 6:30, i ragazzi quasi tutti lavorano, e anche noi dirigenti, e quindi ecco, noi parliamo in questo senso perché vogliamo fare il calcio in modo professionale, vogliamo fare le cose fatte bene, però chiaramente la nostra è una realtà dilettante a tutti gli effetti. Ecco, una squadra che invece con i dilettanti ha forse poco a che vedere è il Siena. Che partita vi aspettate? Cioè, come crede che una squadra come il Terranova, comunque ben allestita, riesca a battere il Siena? Ah no, come faremo a battere il Siena non lo so. Personalmente penso che il fatto del Siena, e me ne dispiace anche per il Siena stesso, non ci dice niente in eccellenza. Il Siena minimo doveva ripartire dalla Serie D, che era secondo me la categoria più giusta da dove far ripartire una squadra professionistica, una città, quindi con tanto di rispetto, con tanto di quello che deve essere il blasone, secondo me doveva ripartire almeno dalla Serie D. La squadra è una squadra importante, non nego che noi non siamo contenti dell'inserimento del Siena, proprio perché una squadra come la nostra voleva provare a fare alta classifica, si va a ritrovare nel girone una corazzata, una società professionistica, dobbiamo riuscire a fare la nostra partita come abbiamo fatto l'anno scorso con Livorno, con Arezzo, con Grosseto, ma chiaramente è normale che il favorito sia del campionato sia della partita non può essere altro che una squadra, ripeto, in questo momento importante. Anche l'inizio campionato lo dimostra, si sta parlando di una squadra che ha dei valori
importanti e sta prendendo giocatori settimana per settimana, quindi noi siamo onorati di poter giocare nello stesso girone del Siena e allo stesso tempo dovremmo fare con la massima umiltà la nostra partita e cercare di mettere in campo quello che è il nostro gioco e quello che deve essere la nostra serenità. Quindi per noi è una partita affascinante, ma allo stesso tempo non la dobbiamo vivere con nessun timore reverenziale, dobbiamo giocare come se giocassimo con qualunque altra squadra e cercare di portare a casa un risultato positivo, ecco. Anche perché adesso la classifica dice che questo è un vero e proprio scontro diretto, cioè uno scontro al vertice. Ma assolutamente, io penso, mi metto nei panni, ripeto, miei, quando io ho saputo di questo inserimento, sono partito subito dalla consapevolezza che eravamo noi, lo Scandicci, il Foiano, la Collegiana, le squadre che potevano essere sulla carta con la volontà di stare nei piani alti della classifica, poi non va mai come si pensa, quindi è sempre da metterci, però diciamo, avevamo dei giocatori per questa categoria validi. Per tutti noi l'inserimento del Siena chiaramente va a mettere loro come favorite nel senso del girone. Sicuramente il Siena sa che verrà in un campo difficile, ma in un campo dove si gioca a calcio, in un campo grande, in un campo dove la lealtà, la sportività, l'aspetto, diciamo, per noi è primario. Saranno ben accolti i giocatori, saranno ben accolti società e sicuramente anche i tifosi a cui verrà dedicato un intero spazio da 300 e rotti posti nella gradinata, quindi un settore completamente dedicato perché, ripeto, avendo fatto la D siamo già strutturati e quindi si va a trovare un campo anche abbastanza accogliente per questo tipo di partite. Ecco, Presidente, quindi me l'aveva già un po' accennato prima, lei non è, cioè, perché comunque i presidenti delle squadre di eccellenza si dividono, possiamo dire, quando si parla del Siena in due categorie. C'è chi ha ritenuto magari che sia un'ingiustizia il fatto che il Siena sia stato fatto ripartire dall'eccellenza perché lo voleva in terza categoria e chi invece magari credeva che dovesse ripartire addirittura da categorie più alte, quale ad esempio la Serie D. No, vabbè, la regola è chiara, la regola parla che il Lodo Bellucci, dopo una retrocessione da una squadra di professionisti, si può iscrivere in D o in eccellenza. I tempi dell'iscrizione in D non ci sono stati, si è iscritta in eccellenza, ritengo che come l'hanno adottata tutte le altre, questa regola è giusta, l'adotti anche il Siena, quindi io sono contrario a farla ripartire dalla terza categoria, cioè ci vuole troppi anni per i tifosi, almeno la possibilità di ripartire da una categoria giusta e blasonata per la città. Ripeto, secondo me era più giusto, vista la situazione, la Serie D, non per colpa del Siena, ma per colpa della gestione precedente non ce l'hanno fatta e quindi io auguro al Siena di tornare in Serie C velocemente, magari non quest'anno, magari quest'anno si fa un'esperienza in eccellenza, il prossimo o sale tramite playoff, che è un altro percorso bello, non può salire tramite la Coppa perché non l'ha fatta, però ecco dai, io nell'augurio che faccio al Siena è sicuramente quello di risalire velocemente perché giustamente, io mettetevi anche nei panni, no, di una società come la nostra, come la Collegiana, come lo Scandicci. Parte a giugno, fa dei progetti, va a cercare delle risorse, per quello possono essere per un piccolo paese da 12.000 abitanti come il nostro, spende dei soldi e si ritrova chiaramente una squadra professionista nel girone, è chiaro che a noi ci va un po' a togliere gli equilibri. Poi lo si fa sempre con la stessa sportività, la stessa volontà, anzi, giocare col Siena è qualcosa che ci rimarrà per tutta la vita come valore aggiunto? Assolutamente sì, quindi io prendo quello che viene dalla vita, prendo quello che viene dallo sport, sono onorato e contento. Ripeto, dovrò cercare di far sì che la squadra sportivamente dia il meglio sia in questa partita sia nel campionato, partendo dal presupposto che la differenza è enorme, c'è chi lo fa di lavoro e c'è chi lo fa post lavoro. Noi lo facciamo post lavoro, siamo puri dilettanti, il Siena in questo momento è una realtà professionistica. Quindi ecco, possiamo dire che l'inserimento del Siena all'interno del vostro stesso girone vi disturba solo dal punto di vista strettamente sportivo, cioè dal fatto che comunque voi, e poi mi ha citato anche lo Scandicci, la Collegiana, il Foiano, sareste stati altrimenti la squadra da battere e invece in questo momento, dopo l'inserimento del Siena, vi trovate un po' a dover essere l'antagonista di una vera e propria corazzata. Assolutamente, assolutamente. Ti ripeto, con piacere perché comunque vada,
il Siena dovrà vincere sul campo, chiaramente è la favorita per quello, anche se già visto nelle prime partite. Io dovevo essere onesto, io non pensavo, eh. Quindi grandi complimenti alla società, al direttore sportivo, al mister, perché sono riusciti in pochissimo tempo a organizzare un qualcosa che io non avrei mai pensato che potesse organizzare velocemente e con questi risultati una squadra così importante. Quindi io li ho visti anche in un paio di occasioni, c'è poco da fare, questi sono stati bravi, bravissimi. Guerri l'ho conosciuto passando dalle Badesse ad organizzare veramente molto bene, forse ci hanno lavorato un po' prima, magari, però insomma hanno fatto le cose in modo ottimale per i tempi, perché lì i tempi non c'erano, noi avevamo già cominciato a giocare, eravamo già in Coppa e loro ancora erano davvero si organizzare, non gli è stato dato nessun tipo di privilegio, quindi se la stanno giocando alla pari e questo è sportivamente corretto, quindi grandi complimenti alla società. E grandi complimenti appunto allo staff tecnico. Quindi diciamo che l'ha un po' sorpresa la qualità del Siena, cioè credeva che, come molti credevano, la difficoltà dovuta al ritardo della preparazione tutta si sarebbe fatta sentire maggiormente in queste prime partite. Assolutamente, assolutamente. Io ero convinto di scontrarmi con una realtà importante, professionista e con tutto il suo blasone, ma questa è una squadra, qui è già squadra, quindi complimenti alla parte tecnica perché questa squadra è già organizzata, si è calata su di noi, si vede dai risultati, perché comunque non ha mai perso. È un campo come Firenze Ovest, è un campo trappola, un campo difficilissimo dove andare a giocare. Quindi ha vinto il derby in Sina Lunga, insomma, ha fatto dei risultati in linea con quello che poteva essere una squadra importante per la categoria. E non era scontata questa partenza, quindi mi aspetto, ripeto, una squadra già squadra, insomma, che viene a affrontare un'altra squadra di alto livello, perché noi ci riteniamo una squadra che vuole fare bene, quindi non ci nascondiamo, ma sicuramente, ecco, il favore del pronostico non è dalla nostra parte. Però comunque darete del filo da torcere al Siena, comunque ce la metterete tutta perché, come Vogliamo immagino. vincere, vogliamo vincere, non posso dire, no, vabbè, dai, vogliamo vincere per tutte le domeniche, cercheremo di fare il meglio così. L'importante, sa, nel mio ruolo da direttore generale è che fili tutto bene la parte organizzativa. Poi la squadra è gestita da un direttore sportivo, è Donello Resti, da un mister, e quindi la parte tecnica è più sulla loro gestione. Io, ripeto, cercherò di far andare tutto bene la parte organizzativa e l'accoglienza e siamo onorati della situazione, insomma, si va a prospettare a livello sportivo. Allora, direttore, io la ringrazio per essere stata in nostra compagnia e per l'accoglienza che ha detto riserverà a tutti i Assolutamente. senesi che arriveranno allo stadio. Assolutamente, buona serata e chi può venga domenica allo stadio perché almeno sarà una bella giornata di sport. Grazie per essere stato con noi. Ciao Alessandro, buona serata.